Buonasera e benvenuti a quest'altra recensione di Recensioni Veloci. Questa sera parleremo di un'insegna neon della One Thing. Eccola, è arrivata. Qua la scatola è abbastanza neutra, come dire, non è indicato esattamente di che cosa si tratta. E però qua vediamo appunto l'indicazione è stata stampata, perché sicuramente la scatola è uguale per tutte le versioni, in quanto hanno magari le stesse dimensioni. Qua sono indicate le dimensioni di questo pannello in plexiglass con il LED, il neon, a dire vero una fibra ottica. Qua sono anche le indicazioni, vedete, anche con una traduzione relativa, se c'è scritto mezzo inglese e mezzo italiano. Comunque, di che cosa si tratta? Qua c'è l'importatore. Si tratta chiaramente di un pannello, anche se neon non è, in realtà non è neon. Qua c'è scritto plug and play, facile da installare, insomma. Andiamo a vedere dentro di che cosa si tratta. Ed eccolo qui il nostro pannellino di Pac-Man, vedete, dedicato con la pellicola dietro che poi toglieremo. Vedete, qua si vede la parte trasparente e c'è una parte appunto di collegamento in fibra ottica che passa attraverso questo tubo e chiaramente dà poi le colorazioni. In dotazione sono presenti anche i due tasselli per fissarlo al muro e anche un piccolo tratto di cavo in fibra da poterlo sostituire, anche se trovo un po' difficile, secondo me non è proprio precisissimo, vedete qua l'attacco non è preciso anche qua. Andiamo ad accenderlo ed eccolo qui, andiamo a accendere. In dotazione appunto il cavo USB con l'interruttore che vi permette appunto di accendere e spegnere. Ecco come si presenta, molto molto carino. Poi lo vedremo anche con il buio e poi andiamo anche a togliere la pellicola, la bianca che lo protegge, ed eccolo qui il nostro pannello con in trasparenza, decisamente più carino, molto molto bello, un effetto d'arredamento, un giocattolino d'arredamento. Qua togliendo la pellicola vedete appunto nel dettaglio, qui sono stati incollati e all'interno appunto la fibra, qua proprio una parte dei LED, la fibra ovviamente collega solo per dargli il consenso di quando sono stati collegati. Comunque molto carino, va dai 30 ai 34 euro, mediamente lo stanno vendendo. Avete visto le misure presenti appunto sulla scatola, molto carino. Esiste anche con altre scritte, per esempio con la scritta Music, lo stesso venditore lo vende con quella scritta, ma questo ovviamente è un classico da giocatore retro gaming che non può mancare, davvero molto molto carino. Poi lo vedremo adesso con la stanza al buio e questo è l'effetto, vedete adesso qua in questa libreria, è molto molto carino l'effetto, anche perché poi la trasparenza mostra non solo il LED ma soprattutto gli occhi dei vari fantasmi, è davvero molto molto carino.